Palla dondolona è un gioco fai da te che potete realizzare comodamente in casa e che funziona così. Come vedete si tratta di una pallina da tennis che viene fatta dondolare perché appesa da un filo, da un classico spago. Ve la legate, provate a immaginare di legarvela dietro i pantaloni, quindi facendola pendere ad esempio dalla cintura dei vostri jeans, e dopodiché dovete cercare di far avanzare un'altra pallina da tennis che si trova sul pavimento. Ovviamente non potete utilizzare in alcun modo degli oggetti terzi, ovvero le mani, i piedi e via dicendo. Avete un percorso, una linea di inizio e una linea di fine che dovete riuscire a completare solamente riuscendo a lavorando di bacino e di equilibrio, riuscendo quindi poi a far spingere la pallina ad andarla a farla andare nella giusta direzione. Come si realizza questo gioco? È molto semplice. Il materiale necessario è questo, quindi una vecchia pallina da tennis, una servirà per essere attaccata al filo, mentre un'altra pallina servirà per essere movimentata per fare il percorso a lei destinato. Poi un martello e un pappagallo. Infine, per riuscire ad infilare il filo e perché questo poi sia, come vedete, resistente, non si stacchi dalla pallina, è necessario, oltre allo spago, anche uno spillone da cucito da lana, però molto grosso, che poi permette anche allo spago ovviamente di passare. Ok. Quindi questo gioco ovviamente non fatelo voi bimbi in casa, non preparatelo da soli, ma mi raccomando fatelo assolutamente ed esclusivamente con la presenza di un adulto. Allora partiamo dallo spago, che deve essere quindi inserito dentro lo spillone, dopodiché da una parte deve essere completamente liscio, quindi così come l'avete messo, dall'altra parte dello spago ci fate un bel nodo. Non serve essere esperti marinai di nodi, ma basta semplicemente che ci fate un nodo, poi magari sopra ce ne fate un altro, così giusto per fare un bel blocco che servirà poi allo spago. Ecco, vedete, si è creato, se riuscite a vedere, un bel blocco, di modo che poi lo spago resti all'interno della pallina e non possa passare. Fatto questo, ora viene la parte più un po' complicata in cui bisogna stare attenti con la supervisione di un adulto, ovvero dovete riuscire a bucare la pallina da tennis. E questo lo potete fare, adesso io non lo faccio se non mi rovino il pavimento, l'ho fatto fuori in terrazza sulle pietre che ci sono in terrazza, potete assolutamente quindi col martello andare a bucare la pallina da tennis, e una volta che lo spago è, che lo spillone è entrato nella pallina, come fate a farlo uscire dall'altra parte senza che lo spillone magari resti dentro la pallina? Prendete un pappagallo, lo mettete circa a una media misura in questo modo, dopodiché aiutandovi già con le mani schiacciate la pallina da tennis in questo modo e poi la schiacciate ancora di più aiutandovi col vostro pappagallo. A questo punto immaginate che qua ci sia lo spillone col filo, a questo punto potete appoggiare il tutto per terra e premere molto forte col martello di modo che lo spillone, ovviamente non fatelo uscire dalla parte del terreno, possa trapassare da una parte all'altra. Una volta trapassato sarà sufficiente andare, mettiamo che questo sia lo spillone che esce dalla pallina da tennis, sarà sufficiente andare a tirare il filo nella parte liscia, quindi state molto attenti, di modo che poi la parte col nodo vada ad incastrarsi all'interno. Non lasciatela a vista, di modo che si incastri qua, ma date un bello strattone perché questa entri e poi vada a bloccarsi nella parte interna della palla. Alla fine otterrete una palla dondolona di questo tipo. Potete giocarsi in casa da soli o potete pure produrre più palle dondolone grazie a più palline da tennis e quindi fare un percorso magari o a squadre o sfidandovi con i vostri amici o a casa con i vostri genitori. E non vi dico quanti bimbi ho visto vincere sugli adulti. Buon gioco a tutti!